La regina Elisabetta II ha deciso di abdicare? Il principe Carlo sarà re entro il 2021. Secondo alcune indiscrezioni giunte direttamente da Palazzo Reale d'Inghilterra, la regina Elisabetta II starebbe pensando di lasciare il trono al suo primogenito. Ha deciso di abdicare? Il principe Carlo sarà re entro il 2021. A rivelarlo sarebbe stato il reporter di Affari Reali Robert Jobson, secondo l'insider. La regina Elisabetta è pronta a lasciare al figlio pieni poteri, ma l'intenzione della sovrana non sarebbe quella di abdicare, ma piuttosto di ritirarsi a vita privata. Carlo d'Inghilterra è erede al trono britannico dal 1952, acquisirà i pieni poteri di monarca entro il 2021. Il quotidiano britannico Daily Mail rivela l'intenzione della regina Elisabetta di ritirarsi a vita privata al compimento dei 95 anni. Ciò non mette in discussione la salute della regina, anzi la sovrana gode di ottimissima salute. Ma già da qualche anno al principe Carlo, gran parte dei compiti istituzionali. Il futuro erede al trono d'Inghilterra è definito infatti il re ombra. Perché adempie ai compiti reali, ma quasi da dietro le quinte. E se a regnare fosse il principe William? Le indiscrezioni provenienti dalla corte britannica confermerebbero che da tempo la regina Elisabetta II sta curando molto anche il rapporto col nipote William, il primogenito di Carlo e Lady Diana, infatti è stato delegato a compiere diversi obblighi reali. Per esempio, a giugno è volato in Israele e in Cisgiordania per una visita storica, anche se però la sovrana non abbia alcuna intenzione di lasciare da parte il figlio. La regina madre e il principe Carlo si incontrano frequentemente ed in privato, per discutere di questioni importanti per il paese. Perché la regina non abdicherà mai? Elisabetta II regna sul trono d'Inghilterra da oltre 66 anni, salita sulla poltrona reale all'età di 25 anni, il suo regno risulta essere in assoluto il più lungo, rispetto a tutti i suoi reali predecessori. La regina Elisabetta, però, ha giurato solennemente che avrebbe dedicato tutta la sua vita al Regno Unito, quindi non potrebbe mai cambiare idea ed abdicare. A tal proposito, il giornalista del Daily Mail, Jobson, dichiara che la regina Elisabetta starebbe rimettendo alla luce una legge del 1728, contenuta Regency Act. Secondo questa legge, in caso di malattia o impedimento del sovrano venga nominato un reggente che ne assuma poteri e incombenze. Carlo regnerà, ma non sarà re. Il principe Carlo, ad attuazione della legge sopracitata, potrà regnare, ma non riceverà il titolo di re, per quello Carlo dovrà aspettare la morte della madre. Lo stesso avvenne infatti nel 1811, quando Giorgio III fu vittima di un crollo psichico e suo figlio assunse il ruolo di reggente fino alla sua morte, 9 anni più tardi. Certo, la regina madre gode di ottima salute, ma la sua età non le permette più certi sforzi estenuanti. Come compiere viaggi oltreoceano, per questo ha deciso che a 95 anni, delegherà tutti i compiti della corona al suo primogenito. E che titolo spetterà a Camilla Parker Bowes? Resta da chiarire il titolo che acquisirà la seconda moglie del principe Carlo, Camilla Duchessa di Cornovaglia. Infatti, il giorno in cui il marito Carlo diventerà re, lei sarà la regina consorte, ma fino ad allora?
manterrà il titolo di duchessa di Cornovaglia. E nonostante i suoi fan non sia in tanti, tutti dovranno farsene una ragione.